Benvenuti a questa 17ª puntata del Cittadino Competente. Oggi parleremo di URP, l'Ufficio di Relazioni con il Pubblico del Comune di Reggio Emilia. Si tratta di uffici che per legge gli enti pubblici devono istituire per consentire ai cittadini l'accesso più facile e diretto possibile a tutte le informazioni sui servizi, sulle pratiche burocratiche e su tutto ciò che forma l'attività dell'ente. L'Ufficio di Relazioni con il Pubblico del Comune di Reggio ha sede in via Farini ed accoglie ogni anno migliaia di visitatori. Vediamo allora come funziona. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è uno sportello informativo al quale i cittadini possono rivolgere le più svariate domande sull'ente. Chi si rivolge a questo ufficio riceve informazioni e indicazioni precise su tutto quanto riguarda il Comune di Reggio, dove sono gli uffici, in quali orari sono aperti, che documenti occorre presentare per iniziare le pratiche, che cosa fare per rinnovare i documenti, in che modo è possibile ottenere agevolazioni e contributi. In questi spazi è possibile ritirare i moduli per tutte le procedure comunali, fare richiesta per l'accesso agli atti dell'ente e presentare un reclamo. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nello stesso tempo, offre materiale informativo sulla vita sociale e culturale della città, iniziative, appuntamenti, eventi. A Reggio Emilia sono presenti 3 URP, Comune Informa in via Farini, lo spazio dei cittadini di Pieve e lo spazio dei cittadini di Ospizio. I 3 spazi offrono servizi diversi. In particolare, presso l'URP di via Farini sono presenti anche sportelli tematici come Informa Lavoro, Informa Città, Info Ambiente, Informa Energia, Informa Giovani, lo spazio Donna Dove e lo sportello A Tu per gli adolescenti. Gli sportelli decentrati erogano anche alcuni servizi anagrafici. Presso Comune Informa sono impegnati 11 operatori, negli spazi decentrati 6. Gli URP svolgono la propria attività attraverso 2 ambiti di competenza, il front office e il back office. Il primo gestisce l'area di contatto con il pubblico e il secondo si occupa di ricercare e organizzare le informazioni che poi verranno rese disponibili per i diversi canali informativi, in particolare per gli sportelli, il telefono, la rete internet, il televideo. Nel 2007 si sono recati all'URP di via Farini 101.000 persone, hanno telefonato 13.733 cittadini e sono state ricevute 6.000 email. Sempre allo sportello di via Farini sono state ricevute 28 richieste di accesso agli atti e 194 reclami. Allo spazio dei cittadini di Pieve, sempre nel 2007, si sono recate 41.483 persone, hanno telefonato 5.285 persone e sono stati ricevuti 23 reclami. Allo spazio dei cittadini di Ospizio si sono recate 45.397 persone, hanno telefonato 5.363 cittadini e sono stati ricevuti 37 reclami. Nicoletta Levi è responsabile del servizio comunicazione, relazioni esterne e marketing del Comune di Reggio Emilia. Come vi fate carico delle varie esigenze dei cittadini? La nostra prima funzione è quella di dare una risposta alle domande di informazione che i cittadini possono avere rispetto alle ai diversi ambiti di competenza del Comune. Il Comune per sua natura si occupa di diversi settori che riguardano la vita dei cittadini, dalle politiche abitative alle politiche per i giovani, al sistema dei servizi alla persona, per cui il nostro primo compito è quello di informare, anche se è un'informazione di primo livello, come chiamiamo noi, quindi molto elementare, per quanto riguarda la molteplicità dei settori in cui l'amministrazione ha competenza. Sulle domande più complesse abbiamo una funzione di orientamento, quindi là dove non riusciamo a dare immediatamente una risposta alla domanda del cittadino orientiamo verso il collega in grado di soddisfare la richiesta informativa oppure verso altri enti che possono avere competenza al posto del comune rispetto a quell'esigenza. Abbiamo anche una funzione di tutela dei diritti stabiliti in prima battuta dalla legge 241 del 1990, per cui presso l'URP è possibile la richiesta
inoltrare richieste di accesso agli atti, su atti, documentazione in possesso del comune. E infine abbiamo una funzione di ascolto del cittadino o tramite la segnalazione relativamente a dei reclami per disservizi o cose che possono essere successe al cittadino nella sua relazione con l'amministrazione comunale, oppure su segnalazioni di qualunque natura che il cittadino voglia avanzare nei confronti dell'amministrazione. Lo scopo dell'ascolto è quello di considerare la voce e le opinioni dei cittadini come una variabile importante per la gestione dell'attività dell'amministrazione. E l'ufficio relazioni col pubblico ha una sede centrale che è quella in via Farini ed è la sede, diciamo, centrale perché è quella che insiste immediatamente nel palazzo del municipale. Dentro la sede centrale, oltre allo sportello in grado di informare su tutte le tematiche sulle quali l'amministrazione comunale ha competenza, nel corso degli anni abbiamo sviluppato servizi dedicati a fasce particolari di utenti che hanno bisogni informativi particolari, che sono ad esempio i giovani, che sono le donne, oppure su tematiche specifiche come le tematiche che riguardano i lavori pubblici o l'energia e la tutela dell'ambiente. Rispetto a questi temi specialistici o queste fasce particolari di pubblico, il livello invece di risposta è un livello più approfondito rispetto a quello che garantiamo a Comune Informa come ufficio relazioni col pubblico, diciamo di primo livello, per la domanda di primo livello. Oltre alla sede centrale di via Farini, l'ufficio relazioni col pubblico ha anche due sedi decentrate. Riteniamo che il decentramento dei servizi possa essere un valore aggiunto per i cittadini. Sono due spazi, uno a Pieve e l'altro nel quartiere di Ospizio. Entrambi hanno funzioni analoghe a quello dell'ufficio relazioni col pubblico centrale di via Farini, quindi sono in grado di dare la stessa tipologia di risposte che diamo in questa sede centrale, e uniscono però a questa vocazione informativa tipica di un ufficio relazioni con il pubblico anche la funzione di certificazione anagrafica, svolgendo quindi le funzioni di decentramento dei servizi di anagrafe. Quali sono gli strumenti a disposizione degli operatori? Gli strumenti con i quali rispondiamo alla domanda del cittadino, intanto sono lo sportello fisico, quindi qua uno si reca fisicamente e rivolge direttamente la domanda all'operatore. E poi agiamo in un'ottica di integrazione dei canali e degli strumenti, quindi abbiamo un numero di telefono dedicato che è lo 0522 456 660. Abbiamo un indirizzo di posta elettronica per chi è alfabetizzato dal punto di vista delle tecnologie, che è comune.informa@municipio.re.it, e poi abbiamo il portale istituzionale www.municipio.re.it, che è il portale web dell'amministrazione comunale, che possiamo considerare una sorta di sportello URP virtuale, quindi però aperto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Quale tipo di utenza si rivolge a questi sportelli? Ma generalmente gli uffici relazioni con il pubblico rispondono alla domanda di tutti i cittadini, si rivolgono a tutta la comunità, e quindi la nostra tipologia di utenza è molto variegata. Sulla domanda più generalista, quella che riguarda gli ambiti di lavoro dell'amministrazione, è il cittadino medio, se riusciamo a immaginarcelo. Ovviamente avendo gli sportelli dedicati a fasce di utenza, su quegli sportelli invece insistono i target dedicati. Un dato che posso portarvi è che l'ultima indagine approfondita che abbiamo fatto sull'utenza dell'URP ci segnala mediamente, diciamo, un utente che ha tra i 25 e i 34 anni di età, prevalentemente femmina piuttosto che maschio, prevalentemente occupata con un diploma di scuola media superiore o altrimenti studente. Delia Canovi, operatrice URP, come si fa a sporgere un reclamo? È una cosa abbastanza semplice che non richiede delle formalità particolari. La persona interessata deve presentarsi al nostro ufficio oppure telefonare oppure mandare un messaggio nella posta elettronica, fare presente la situazione che gli interessa e lasciare un proprio recapito per essere richiamato. Il nostro ufficio accetta anche reclami delle aziende a partecipazione comunale come NIA, Acer e ACT. E che iter segue un reclamo?
Un reclamo viene ricevuto da un impiegato dell'ufficio, viene inserito in un programma elettronico che gli attribuisce un numero, il cittadino se vuole può avere una risposta con il numero del reclamo, poi viene spedito all'ufficio competente o agli uffici competenti, dopodiché gli impiegati dell'URP si preoccupano che venga data una risposta precisa e in termini accettabili. I reclami vengono catalogati per argomento e anche la risposta viene catalogata e poi dopo dei dati che si è in possesso si fa un'analisi per vedere di migliorare i servizi del comune e migliorare la comunicazione col cittadino. Quali sono le informazioni che vengono richieste maggiormente? Sono le informazioni riguardanti gli eventi della vita, come farsi una famiglia, trovare la casa, trovare il lavoro, avere dei figli, avere un anziano da accudire. Poi ci sono le informazioni legate ai nuovi servizi che l'amministrazione offre, come Wi-Fi e la carta giovani. Poi dopo sono le informazioni riguardanti i documenti, come la carta d'identità, il passaporto, i documenti per gli stranieri. Poi ci sono gli eventi culturali, come in questo periodo la fotografia europea e la notte bianca. Laura Rossi del Servizio Civile Volontario. Laura, cosa fai in comune? Allora, io ho iniziato la mia esperienza qui in comune nel novembre scorso aderendo ad un progetto di servizio civile che si chiama appunto Professione Comunicatore. Il progetto prevede che tutti noi ragazzi del servizio civile siamo coinvolti in tutte le attività che vengono svolte all'interno dell'ufficio relazione col pubblico del comune. Inizialmente ci siamo occupati esclusivamente della gestione dell'Internet Point, che è uno spazio in cui i cittadini possono accedere liberamente ed utilizzare internet e vari programmi di videoscrittura. Da qualche mese ormai in questo spazio abbiamo iniziato a tenere delle lezioni per permettere anche alle persone che non hanno mai utilizzato un computer di accedere al mondo di internet. Durante tutto il periodo del nostro servizio civile siamo costantemente coinvolti in attività che ci permettono appunto di acquisire le competenze e che concretizziamo poi nel ricevimento del pubblico e appunto lavorando qui nell'ufficio. E questo ci permette quindi di imparare a comunicare in modo adeguato con i cittadini, sia in modo diretto per le persone che si rivolgono direttamente all'ufficio e sia attraverso gli strumenti che i cittadini hanno a disposizione, quindi telefonicamente e via posta elettronica. E perché hai deciso di svolgere questa attività? Perché questo mi può dare la possibilità di conciliare innanzitutto sia l'aspetto professionale che quello del dare un servizio alla comunità. È un'ottima possibilità appunto per inserirsi nel mondo del lavoro e poi soprattutto permette di non compiere il classico stage che dura poche settimane, ma di avere un anno in cui vivere la realtà dell'ufficio, in cui imparare a relazionarsi col pubblico, a lavorare in gruppo e soprattutto sì, imparare veramente un mestiere. È tutto per questa 17ª puntata del Cittadino Competente. Vi ricordiamo che andremo in replica la domenica mattina alle 10.10 e la domenica sera alle 18.30. Inoltre, il lunedì mattina all'interno della rubrica Buongiorno Reggio. Nella prossima puntata parleremo della Polizia Provinciale, un corpo con importanti responsabilità. Arrivederci dunque alla prossima settimana.
Questo ci permette quindi di imparare a comunicare in modo adeguato con i cittadini, sia in modo diretto per le persone che si rivolgono direttamente all'ufficio, e sia attraverso gli strumenti che i cittadini hanno a disposizione, quindi telefonicamente e via posta elettronica. E perché hai deciso di svolgere questa attività? Perché questo mi può dare la possibilità di conciliare innanzitutto sia l'aspetto professionale che quello del dare un servizio alla comunità. È un'ottima possibilità appunto per inserirsi nel mondo del lavoro e poi soprattutto permette di non compiere il classico stage che dura poche settimane, ma di avere un anno in cui vivere la realtà dell'ufficio, in cui imparare a relazionarsi col pubblico, a lavorare in gruppo e soprattutto sì, imparare veramente un mestiere. È tutto per questa 17ª puntata del Cittadino Competente. Vi ricordiamo che andremo in replica la domenica mattina alle 10.10 e la domenica sera alle 18.30. Inoltre, il lunedì mattina all'interno della rubrica Buongiorno Reggio. Nella prossima puntata parleremo della Polizia Provinciale, un corpo con importanti responsabilità. Arrivederci dunque alla prossima settimana. Benvenuti a questa 17ª puntata del Cittadino Competente. Oggi parleremo di URP, l'Ufficio di Relazioni con il Pubblico del Comune di Reggio Emilia. Si tratta di uffici che per legge gli enti pubblici devono istituire per consentire ai cittadini l'accesso più facile e diretto possibile a tutte le informazioni sui servizi, sulle pratiche burocratiche e su tutto ciò che forma l'attività dell'ente. L'Ufficio di Relazioni con il Pubblico del Comune di Reggio ha sede in via Farini ed accoglie ogni anno migliaia di visitatori. Vediamo allora come funziona. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è uno sportello informativo al quale i cittadini possono rivolgere le più svariate domande sull'ente. Chi si rivolge a questo ufficio riceve informazioni e indicazioni precise su tutto quanto riguarda il Comune di Reggio, dove sono gli uffici, in quali orari sono aperti, che documenti occorre presentare per iniziare le pratiche, che cosa fare per rinnovare i documenti, in che modo è possibile ottenere agevolazioni e contributi. In questi spazi è possibile ritirare i moduli per tutte le procedure comunali, fare richiesta per l'accesso agli atti dell'ente e presentare un reclamo. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nello stesso tempo, offre materiale informativo sulla vita sociale e culturale della città, iniziative, appuntamenti, eventi. A Reggio Emilia sono presenti 3 URP, Comune Informa in via Farini, lo spazio dei cittadini di Pieve e lo spazio dei cittadini di Ospizio. I 3 spazi offrono servizi diversi. In particolare, presso l'URP di via Farini sono presenti anche sportelli tematici come Informa Lavoro, Informa Città, Info Ambiente, Informa Energia, Informa Giovani, lo spazio Donna Dove e lo sportello A Tu per Tu per gli adolescenti. Gli sportelli decentrati erogano anche alcuni servizi anagrafici. Presso Comune Informa sono impegnati 11 operatori, negli spazi decentrati 6. Gli URP svolgono la propria attività attraverso 2 ambiti di competenza, il front office e il back office. Il primo gestisce l'area di contatto con il pubblico e il secondo si occupa di ricercare e organizzare le informazioni che poi verranno rese disponibili per i diversi canali informativi, in particolare per gli sportelli, il telefono, la rete internet, il televideo. Nel 2007 si sono recati all'URP di via Farini 101.000 persone, hanno telefonato 13.733 cittadini e sono state ricevute 6.000 email. Sempre allo sportello di via Farini sono state ricevute 28 richieste di accesso agli atti e 194 reclami. Allo spazio dei cittadini di Pieve, sempre nel 2007, si sono recate 41.483 persone, hanno telefonato 5.285 persone e sono stati ricevuti 23 reclami.
Allo spazio dei cittadini di ospizio si sono recate 45.397 persone, hanno telefonato 5.363 cittadini e sono stati ricevuti 37 reclami. Nicoletta Levi è responsabile del servizio comunicazione, relazioni esterne e marketing del Comune di Reggio Emilia. Come vi fate carico delle varie esigenze dei cittadini? La nostra prima funzione è quella di dare una risposta alle domande di informazione che i cittadini possono avere rispetto alle diverse, ai diversi ambiti di competenza del Comune. Il Comune per sua natura si occupa di diversi settori che riguardano la vita dei cittadini, dalle politiche abitative alle politiche per i giovani, al sistema dei servizi alla persona, per cui il nostro primo compito è quello di informare, anche se è un'informazione di primo livello, come chiamiamo noi, quindi molto elementare, per quanto riguarda la molteplicità dei settori in cui l'amministrazione ha competenza. Sulle domande più complesse abbiamo una funzione di orientamento, quindi là dove non riusciamo a dare immediatamente una risposta alla domanda del cittadino, orientiamo verso il collega in grado di soddisfare la richiesta informativa oppure verso altri enti che possono avere competenza al posto del comune rispetto a quell'esigenza. Abbiamo anche una funzione di tutela dei diritti stabiliti in prima battuta dalla legge 241 del 1990, per cui presso l'URP è possibile la richiesta, inoltrare richieste di accesso agli atti, su atti, documentazione in possesso del Comune. E infine abbiamo una funzione di ascolto del cittadino o tramite la segnalazione relativamente a dei reclami per disservizi o cose che possono essere successe al cittadino nella sua relazione con l'amministrazione comunale, oppure su segnalazioni di qualunque natura che il cittadino voglia avanzare nei confronti dell'amministrazione. Lo scopo dell'ascolto è quello di considerare la voce e l'opinione dei cittadini come una variabile importante per la gestione dell'attività dell'amministrazione. E l'ufficio relazioni col pubblico ha una sede centrale che è quella in via Farini ed è la sede, diciamo, centrale perché è quella che insiste immediatamente nel palazzo del municipale. Dentro la sede centrale, oltre allo sportello in grado di informare su tutte le tematiche sulle quali l'amministrazione comunale ha competenza, nel corso degli anni abbiamo sviluppato servizi dedicati a fasce particolari di utenti che hanno bisogni informativi particolari, che sono ad esempio i giovani, che sono le donne, oppure su tematiche specifiche come le tematiche che riguardano i lavori pubblici o l'energia e la tutela dell'ambiente. Rispetto a questi temi specialistici o queste fasce particolari di pubblico, il livello invece di risposta è un livello più approfondito rispetto a quello che garantiamo a Comune Informa come ufficio relazioni col pubblico, diciamo di primo livello, per la domanda di primo livello. Oltre alla sede centrale di via Farini, l'ufficio relazioni col pubblico ha anche due sedi decentrate. Riteniamo che il decentramento dei servizi possa essere un valore aggiunto per i cittadini. Sono due spazi, uno a Pieve e l'altro nel quartiere di Ospizio. Entrambi hanno funzioni analoghe a quello dell'ufficio relazioni col pubblico centrale di via Farini, quindi sono in grado di dare la stessa tipologia di risposte che diamo in questa sede centrale, e uniscono però a questa vocazione informativa tipica di un ufficio relazioni con il pubblico anche la funzione di certificazione anagrafica, svolgendo quindi le funzioni di decentramento dei servizi di anagrafe. Quali sono gli strumenti a disposizione degli operatori? Gli strumenti con i quali rispondiamo alla domanda del cittadino, intanto sono lo sportello fisico, quindi qua uno si reca fisicamente e rivolge direttamente la domanda all'operatore. E poi agiamo in un'ottica di integrazione dei canali e degli strumenti, quindi abbiamo un numero di telefono dedicato che è lo 0522 456 660.
Abbiamo un indirizzo di posta elettronica per chi è alfabetizzato dal punto di vista delle tecnologie, che è comune.informa@municipio.re.it, e poi abbiamo il portale istituzionale www.municipio.re.it, che è il portale web dell'amministrazione comunale, che possiamo considerare una sorta di sportello URP virtuale, quindi però aperto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Quale tipo di utenza si rivolge a questi sportelli? Ma generalmente gli uffici relazioni con il pubblico rispondono alla domanda di tutti i cittadini, si rivolgono a tutta la comunità, e quindi la nostra tipologia di utenza è molto variegata. Sulla domanda più generalista, quella che riguarda gli ambiti di lavoro dell'amministrazione, è il cittadino medio, se riusciamo a immaginarcelo. Ovviamente avendo gli sportelli dedicati a fasce di utenza, su quegli sportelli invece insistono i target dedicati. Un dato che posso portarvi è che l'ultima indagine approfondita che abbiamo fatto sull'utenza dell'URP ci segnala mediamente, diciamo, un utente che ha tra i 25 e i 34 anni di età, prevalentemente femmina piuttosto che maschio, prevalentemente occupata, con un diploma di scuola media superiore o altrimenti studente. Delia Canovi, operatrice URP, come si fa a sporgere un reclamo? È una cosa abbastanza semplice che non richiede delle formalità particolari. La persona interessata deve presentarsi al nostro ufficio, oppure telefonare, oppure mandare un messaggio nella posta elettronica, fare presente la situazione che gli interessa e lasciare un proprio recapito per essere richiamato. Il nostro ufficio accetta anche reclami delle aziende a partecipazione comunale come NIA, Acer e ACT. E che iter segue un reclamo? Un reclamo viene ricevuto da un impiegato dell'ufficio, viene inserito in un programma elettronico che gli attribuisce un numero, il cittadino, se vuole, può avere una risposta con il numero del reclamo, poi viene spedito all'ufficio competente o agli uffici competenti. Dopodiché gli impiegati dell'URP si preoccupano che venga data una risposta precisa e in termini accettabili. I reclami vengono catalogati per argomento e anche la risposta viene catalogata, e poi dopo dei dati che si è in possesso si fa un'analisi per vedere di migliorare i servizi del comune e migliorare la comunicazione col cittadino. Quali sono le...